visto che è venerdì 17, volevo provare a, come dire, rompere qualche specchio e cavarmi qualche sassolino dalle scarpe per ravvivare la discussione. E non so se riuscirò a essere ordinato. Io ho in mente due cose, partendo da un concetto ripetuto più volte da Roberto prima, il tema della progettualità. Abbiamo ripetuto più volte l'importanza di progettare, di immaginare qualcosa sul futuro, e le ultime considerazioni di Antonio sulla gravità della crisi in cui ci troviamo. Su questa, per entrare in partita, io cito un piccolo video che fa un po', spero, comincerà a circolare, prodotto da alcuni ragazzi per conto di un'associazione che è appena nata, promossa dalla CIR, l'associazione Benvenenti, sui temi proprio della ricerca di lavoro dei giovani, del conflitto generazionale che Antonio ha così chiaramente introdotto poco fa come un problema enorme nel nostro paese. Appunto, abbiamo due repubbliche in un paese solo: la prima repubblica che continua a spendere appunto un 100% avendo versato il 20, e una seconda repubblica che invece sostiene la prima, ma come dire, non avrà nulla in cambio. E questa cosa non sta in piedi oggettivamente, né dal punto di vista economico e tanto meno dal punto di vista sociale. In questo contesto qui, i ragazzi, alcuni ragazzi collegati appunto a questa associazione del CIL, hanno fatto una serie di interviste ai propri coetanei per capire come la vedono dal punto di vista del lavoro. È venuta fuori una storia di questo tipo, che ancora dalla scuola, dagli istituti di formazione dell'università, i ragazzi escono con delle idee, tutto sommato con un certo entusiasmo, quindi si avvicinano al mercato del lavoro avendo delle ambizioni, voglia di fare, e come dire, subito incontrano una fase, quindi l'entusiasmo c'è, la prima fase, l'avvicinamento, le ambizioni, io vorrei fare questa cosa, vorrei diventare psicologo, vorrei fare l'innovatore sociale, eccetera, e come dire, la fase immediatamente successiva, che loro hanno descritto come il calvario, è la ricerca di un interlocutore o dei compagni di strada con i quali riuscire a sviluppare questa idea o questa ambizione. E lì c'è, come dire, per tutti i ragazzi di oggi, al di là della situazione congiunturale, proprio uno shock, perché non trovi l'azienda che interpreta le tue esigenze, che ti accompagna a sviluppare, cioè non c'è nessuno che ti accompagna per mano, come probabilmente era capitato una volta, adesso un po' che qua non succede. A quel punto, provato lo shock dei rifiuti che ottieni ai tuoi curriculum, degli impieghi, diciamo, dovevo attaccare il timer, dovevo comprare il telefono, forza. C'è il telefono che conta a ridurre, quindi è più bello ancora. Dopo aver appunto fatto mille lavori per tentare poi di trovare la strada per il proprio, la delusione, no? Come dire, la percezione che in questa società non hai guide e che quindi devi in qualche maniera crescere rapidamente. E a quel punto scattano per alcuni, cioè in tutti, scatta il meccanismo del vabbè, mi devo dare da fare, co-working o non co-working, mi devo, come dire, costruire una strategia che mi consente in questo mondo difficilissimo di trovare una strada che mi consenta di realizzare le mie ambizioni. Capisco che non ho padri, cioè non ho qualcuno a cui affidarmi, mi devo organizzare. Qui c'è il problema di come costruire una progettualità. Perché i ragazzi che escono dal nostro sistema formativo, come dire, sono allenati poco, nonostante gli sforzi infiniti che stiamo facendo, a costruirsi una progettualità, immaginarsi delle storie per se stessi che, come dire, si possano integrare con le storie collettive, quindi del mondo. Quindi i ragazzi fanno riferimento alle proprie passioni a quel punto, indipendentemente dalla disponibilità di posti di lavoro, e su questa costruiscono piano piano un progetto. Fatto riferimento alle idee che sono nate in alcuni ragazzi impegnati nell'assistenza sociale, diciamo, intorno ad alcune opportunità di Bassano, ce ne sono mille cose di questo tipo.
in questo contesto, ovviamente, in cui non hai guide, l'idea di organizzarti con gli altri, di trovare delle reti d'appoggio diventa prevalente. Questa idea del co-working è un'idea sicuramente appetibile. E qui, come dire, il problema è di riuscire però a saltare fuori da alcune trappole culturali, alcune trappole mentali che secondo me possono pregiudicare il successo di questa capacità progettuale. E qui io poi arriverò a fare dei ragionamenti sull'innovazione che alla fine spero risultino chiari, che alcuni ragionamenti sull'innovazione che divergono in parte dal modo in cui tu, Antonio, l'hai presentato. Cioè, io distinguerei i ragionamenti che riguardano l'invenzione, quindi la capacità di mettere in piedi un nuovo artefatto, più o meno innovativo rispetto ad altri artefatti esistenti, e le relazioni sociali, le relazioni che nascono attorno a quell'artefatto quando fa la sua comparsa, come si modifica il mondo dopo che l'artefatto appare o nel mentre questo viene costruito. Io considero l'innovazione questo secondo momento, più che il primo. Vorrei fare degli esempi molto banali. Tutti conosciamo Riccardo Donadoni, perché è, come dire, un interprete di un incubatore molto famoso dalle nostre parti, che è H-Farm. Donadoni ha fatto i soldi progettando software per internet a suo tempo. Poi, molto pochi lo ricordano, ha cercato di investire tutti i propri soldi su un attrezzo che si chiama Segway, che è un giroscopio che dovrebbe sostituire le biciclette, le motociclette, no? Un attrezzo su cui sali come su una pedale, non so se avete presente, con due ruote in parallelo, che non ha avuto alcun futuro, cioè che non ha trovato, come dire, spazio nel nostro immaginario, non ha trovato mercato. È sicuramente un'invenzione interessante, perché un attrezzo così prima non esisteva, non era stato brevettato, un modo di muoversi interessante. Io ho visto usare quest'estate lungo una sull'isola d'Elba, in una passeggiata serale c'erano i vigili urbani che andavano su questo attrezzo. Ovviamente l'attrezzo era, come dire, oggetto di fotografie con i telefonini, e il vigile sopra questa piattaforma, come dire, si sentiva un cavaliere, come dire, imbattibile, e aumentava la propria, diciamo, credibilità e responsabilità. Ma al di là di questo tipo di utilizzo, poi nessuno di noi ha trovato spazio in garage, in cantina, non ci sono competizioni. Come dire, l'invenzione c'è in questo caso, ma non c'è innovazione. Quindi la società non ha accettato, non ha interagito con questo attrezzo, non gli ha fatto spazio, e non ha fatto spazio al suo promotore in Italia, che è Donadon, che è tornato a promuovere applicazioni per il sistema e ha abbandonato l'invenzione. Quindi ci sono, come dire, oggetti, invenzioni che non trovano spazio, ed è questa una conseguenza inattesa, ovviamente, dall'innovatore. E ci sono attrezzi che, o artefatti nuovi, sicuramente invenzioni, quindi innovazioni, in senso cose inedite, che hanno poi delle conseguenze assolutamente impreviste dagli stessi inventori. Quando Zuckerberg ha pensato di organizzare Facebook per mettere d'accordo i ragazzi e le ragazze del campus di Harvard, non avrebbe mai immaginato che Facebook sarebbe diventato uno strumento di protesta collettiva nei paesi arabi, sarebbe diventato uno strumento per inventare nuove modalità di comunicazione, di fare giornalismo, che poi, come dire, sono diventate il volano per il coinvolgimento dentro questa piattaforma di miliardi di persone. Non aveva assolutamente in mente questa roba qua, non l'aveva prevista e non è in grado di controllarla. Se io ho provato a giochicchiare un po' con i social network negli ultimi anni, in questo centro di ricerca che abbiamo a Venezia, ho aperto la mia posizione Facebook, come dire, sono costantemente stupito dai post, come si chiama, pubblicitari che intervengono nel mio spazio. Cioè, io non so che algoritmi ci siano dietro e perché mi propongano, che ne so, ciambelloni per scendere dalle montagne innevate. Pensavo anziani, non altro. Anziani, seggioline per anziani, cioè, ogni volta sono stupito della, come dire, inadeguatezza dell'algoritmo che cerca di interpretare il mio profilo, di farmi delle proposte. Siccome io gioco appunto a fare un profilo confuso,
confuso, mi confondo le idee e mi arrivano le cose più incredibili. Però questo per dire come alcune innovazioni sfuggano. Qui vicino abbiamo un esempio di progetto innovativo all'epoca, che è quello del termovalorizzatore, no? Del sistema di produzione di energia e di teleriscaldamento, no? Di, come si chiama, cacca preta? Che all'epoca era sicuramente un elemento di innovazione rispetto alla discarica e che anni dopo, come dire, sta producendo effetti che molti considerano negativi. Nessuno aveva previsto che nello stesso tempo in cui si progettava un sistema per utilizzare lo scarto secco per produrre energia, che era già un'innovazione all'epoca, la stessa amministrazione comunale avrebbe accelerato i tempi della raccolta differenziata togliendo progressivamente acqua, no? Come dire, carburante all'impianto, che a quel punto ha dovuto andare a cercare in giro attraverso un marchingegno di accordi con altri partner della provincia e da quello che serviva per produrre energia. Sono esempi, no? Allora, la mia idea, poi alla fine, non mia, ma del gruppo di ricerca a cui appartengo, è la seguente, che viviamo in una società che è, come dire, corrotta, malata, troppo sensibile a una ideologia dell'innovazione, che potremmo tradurre così: tutti i problemi che abbiamo davanti potranno essere risolti grazie a inventori geniali che, adeguatamente supportati da politiche pubbliche, metteranno in piedi progetti o imprese che risolveranno i problemi che abbiamo davanti. Questa ideologia, come dire, ci porta a fare delle politiche, a mettere in piedi delle situazioni come quelle che stiamo descrivendo oggi, che, come dire, sono tutte orientate, in inglese si dice priming the pump of invention, no? A innescare la pompa dell'invenzione, ma senza poi andare a vedere mai quali sono le conseguenze inattese delle centinaia di invenzioni che noi mettiamo sul mercato. Diciamo così che ci fermiamo dentro questa ideologia alla prima idea, quella che gli inventori ci salveranno, che quanti più inventori abbiamo, quanti più giovani che fanno innovazione abbiamo, che poi vengano sostenuti dal venture capital o dai co-working o da tutti questi sistemi, queste diavolerie delle politiche pubbliche, tanto meglio è, perché la cosa importante è avere tante invenzioni, tante idee nuove. La sensazione che abbiamo noi è che invece ogni nuova invenzione, proprio perché produce conseguenze inattese, è molto probabile che sia proprio la causa dell'insostenibilità della nostra società e del nostro mondo, perché ogni invenzione è un'esperienza, se è invenzione vera, nuova, le cui conseguenze sono, come dire, imprevedibili e che ci consentono di conoscere, no? Cioè, il modo che abbiamo per conoscere il mondo è trasformarlo. Quante più invenzioni facciamo, però la velocità con cui impariamo, riusciamo a capire come cambia il mondo grazie all'azione che facciamo, no? La velocità con cui impariamo è inferiore alla velocità con cui si producono gli effetti dell'invenzione. Risultato, adesso lo dico così un po' banalizzando, venerdì pomeriggio 17, abusando della vostra pazienza, come dire, quante più invenzioni facciamo, tanto più aumenta, come dire, la probabilità che facciamo danni prima che impariamo la maniera di fermarli. È un po' banalizzato il concetto. Però perché dico questo? Perché, come dire, questo ci richiama ad un dovere sociale importantissimo, a una visione dell'innovazione sociale, invece, come la capacità della nostra società, delle organizzazioni che ne fanno parte, di modificare, di spostare la propria attenzione proprio su queste cascate di conseguenze inattese che le invenzioni producono. Nel migliore dei casi non producono, cioè, no? Come nel caso di Donadon, non si vendono, non si fanno biciclette lì, come si chiama, Segway, il massimo è successo che non succede niente, ma ci sono molte altre, appunto, invenzioni che producono dei cambiamenti nella società, che cambiano il nostro modo di relazionarsi, cambiano l'ordine della società, il nostro modo di pensare, di immaginare la nostra storia, come dire, e se non ci prestiamo abbastanza attenzione rischiamo, come dire, di lasciarci sfuggire il controllo della evoluzione della nostra società. Quindi richiamo molto forte
Invenzione sì, continuiamo a credere nella capacità, nell'inventività dei nostri giovani, però mettiamo a punto anche dei meccanismi di osservazione, di monitoraggio, di valutazione dinamica delle conseguenze che le cose che stiamo mettendo in circolazione producono. Questo è, come dire, un elemento importante. Così come un elemento importante, al contrario, non cadere, diciamo così, di nuovo sono sassi che butto sul tavolo con il sorriso sulle labbra, conoscendoci da tanto tempo. Cioè non pensiamo che l'innovazione sia necessariamente sociale, che abbia delle cascate imprevedibili positive solo perché l'intenzione dell'inventore, l'intenzione del nuovo imprenditore è sociale, non è detto. Ci sono, come dire, delle iniziative che per la buona volontà dell'inventore poi hanno delle conseguenze inattese che magari contraddicono, come dire, la buona volontà o l'intenzione. Quindi gli strumenti di valutazione delle conseguenze dei processi che mettiamo in atto devono essere strumenti avvertiti, cioè no, strumenti, non dico oggettivi perché non è possibile, ma strumenti interpretativi di quello che accade, della evoluzione della società e delle tecnologie che mettiamo, che inventiamo, che ci affranchi, ci renda liberi da trappole appunto interpretative che sarebbero ad alto rischio. Allora, detto questo, due parole sulle tipologie di strumenti che possiamo avere a disposizione per fare innovazione sociale, quindi per fare innovazione, per modificare in meglio, in maniera sostenibile, il nostro modo di operare nella società. E avete in mente quelli che sono gli strumenti a disposizione. Allora, da una parte, per capire, e concludo il ruolo del co-work. Allora, in passato noi abbiamo seguito due strade prevalentemente. Una è quella degli incubatori, diciamo così, dei parchi scientifici e tecnologici, che mettono a disposizione degli inventori, delle nuove imprese, dei giovani che vogliono intraprendere qualcosa, strumenti per organizzare in maniera razionale, se possibile, l'impresa, o per pianificare in modo razionale, se possibile, il business plan. Io ho l'impressione che questo genere di esperienze, sono stato anche animatore di un parco scientifico a Padova che non ha prodotto risultati, lo dico molto francamente, la mia impressione è che questo tipo di piattaforma, di supporto, di rete non sia sufficiente, perché il tipo di supporto che si dà al nuovo imprenditore, eccetera, importantissimo dal punto di vista, se uno non ha esperienza, se ha solo conoscenze tecniche e non amministrative, è chiaro che, come dire, sono cose utilissime, però, come dire, sono niente in confronto a quello che serve per mettere in piedi progetti, invenzioni che abbiano un impatto sociale e di quali si possa immaginare la funzione di mobilitazione della società. Da questo punto di vista dico proprio una sassata, non pensiamo al co-working come una specie di social housing per imprenditori di serie B che non hanno avuto accesso ai grandi imprenditori o ai hedge farm, diciamo, all'università del venture capital. Non pensiamo in questo, quindi una specie di intervento, di supporto per gli imprenditori un po' più fragili che non hanno avuto il coraggio di andare a cercarsi i soldi in borsa o dai grandi imprenditori. Non pensiamo in questi termini, vediamo di immaginare il co-working o queste esperienze, diciamo, cooperative del 2015 e da fino al 2020 in termini un po' più robusti. Ecco, qui io mi ispirerei, dal punto di vista del suggerimento, ad altri tipi di piattaforme che a mio avviso sono più promettenti, quindi piattaforme che non sostengono l'impresa o il progetto in quanto tale, in quanto innovativo, e che ti danno, come dire, una consulenza, un'infarinatura, un aiuto molto superficiale. Io penso invece all'aiuto di infrastrutture che nel nostro centro chiamiamo impalcature del mercato, scaffold all'inglese, che ti danno invece delle, non capitale, non competenze amministrative, ma proprio, come dire, linee guida narrative, linee guida cognitive che ti aiutano a interpretare il mondo. Faccio un esempio che in questa sala credo di aver già utilizzato più volte, l'esempio di Slow Food. Slow Food è una associazione volontaria,
una organizzazione cognitiva che aiuta tutti quelli che vogliono praticare un certo tipo di agricoltura, un certo tipo di produzione alimentare, aiutano tutti questi a riconoscere quando un prodotto rispetta un determinato come dire, protocollo di sostenibilità sociale, di qualità, eccetera. I presidi slow food, la cultura che l'organizzazione slow food diffonde consente a tutti quelli che fanno prodotti particolari non solo di riuscire a farli rispettando il protocollo molto generale di slow food, ma consente a quelli che vogliono acquistare questi prodotti di imparare a riconoscere i prodotti. Un altro esempio lo potrei fare nel campo dell'edilizia in cui ho lavorato, che è quello di Casa Clima, per esempio, o del protocollo LEED, che è un protocollo di certificazione degli edifici e che è un sistema di identificazione dei parametri che rendono un edificio effettivamente più sostenibile, che consentono a chi produce edifici, a chi vuole comprare edifici sostenibili, di incontrarsi, di riconoscere quando un oggetto ha queste caratteristiche. In questo momento mi sto occupando di innovazione nell'area di Arzignano, e quindi nella conceria, un prodotto molto tradizionale, molto inquinante, e l'idea alla quale ci stiamo ispirando è quella di passare da una produzione, cioè da un territorio, quello della conceria, che è un territorio considerato una discarica, farlo diventare un territorio miniera, quindi fare immaginare che tutto quello che oggi si butta a discarica possa diventare una miniera da imparare ovviamente a scavare, nessuno sa come fare in questo momento, ma estrarre dal materiale organico che si butta via proteine o altri derivati che siano utili per processi industriali, però come dire, qualora si volesse innescare questa diciamo traiettoria di innovazione, lì di nuovo chi si avventura in quella direzione, io sono tra questi, si deve porre il problema di capire qual è il protocollo che ti consente di riconoscere quando il riutilizzo, cioè quali sono i parametri che ti portano a riutilizzare in maniera efficace, produttiva, sostenibile i materiali che oggi scarichiamo, imparando a recuperare le materie prime che si buttano alla conceria o quelle che buttiamo a cacapretta, ovviamente si può mettere in piedi un mercato mondiale delle tecnologie, dei processi di estrazione di valore di materiale organico utile per questo pianeta da tutto quello che oggi scartiamo. Non c'è in questo momento uno slow food, diciamo così, del recupero del riciclo. Ci sono molte iniziative, ma come dire, niente di paragonabile. Allora, la mia idea è che questo tipo di reti, che sono più cognitive, insomma, sono più reti orientate a creare una storia che mobiliti sia la domanda che l'offerta, ecco, queste reti sono, come dire, più interessanti degli incubatori, dei parchi scientifici, del venture capital tradizionale. Qua il mio tempo è scaduto e mi fermo. Come costruirle? Ecco, il mio suggerimento è questo: avendo in mente questo ideale, questo riferimento, allora anche nell'Alto Vicentino, anche da noi, eccetera, ragionare in questi termini potrebbe, io non ho adesso delle risposte, però potrebbe essere il modo in cui creare una rete, un sistema di co-working che aggiunga, oltre al supporto banale, adesso poi ci vedremo dei casi, no? della disponibilità di spazi, di un minimo di consulenza, di supporto, come accade negli anni questa rete internazionale, riuscire anche a mettere a disposizione degli imprenditori, dei giovani che hanno voglia di fare qualcosa con diverse formule, diciamo, aziendali, in un ambiente specifico, può essere quello della meccatronica legata alla gestione delle risorse energetiche, che è parte della storia di questo sistema, può essere un certo modo di rivitalizzare le contrade, di ripensare al modo in cui si vive in quota da queste parti. Diciamo, mettere a disposizione dei giovani di questo territorio delle idee, no? e dei protocolli di riferimento che non siano solo locali ma di scena internazionale, ispirarsi per sviluppare il proprio progetto, allora quello diventa, secondo me, una cosa utile. Oggi non c'è, però avendo in mente gli esempi che ho fatto, forse un po' alla volta riusciamo a costruirli, a costruire questa rete e a uscire da una serie di difficoltà, io e Antonio le conosciamo bene, di alcuni sistemi di formazione, assistenza alle start-up, supporto al venture capital, eccetera, problemi che, come dire, sono ancora grandissimi da superare.